Amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo 19° appuntamento con il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io in solitaria, Antonio Castriotta, per parlarvi di sport, lo sport di Capitanata, a partire come al solito dal calcio a 11, quindi Manfredonia Calcio 1932, poi calcio a 5, basket e infine la volley sia maschile che femminile. È stata una giornata direi positiva per lo sport di Capitanata, in quanto che il Manfredonia Calcio 1932 si è imposto per 2-1 sul campo di Apricena contro lo Sporting Apricena. Il settore giovanile ha ottenuto importanti risultati e poi vi è stata la Sim Manfredonia Calcio 5 che ha battuto la Futsal Polistena sabato alla Palascaloria rifiliandoli un secco 6-1. Poi anche una vittoria per la SD Angel Basket in trasferta e infine la vittoria delle ragazze della pallavolo, mentre la sconfitta dei ragazzi della pallavolo che militano nel campionato di serie D maschile. Ecco, partiamo come al solito a parlare del Manfredonia Calcio 1932 dando lettura della 23esima giornata del campionato regionale di promozione Girone A. Questi sono i risultati. Arset Labor Grottaglie Canosa 3-0, Donuva Calcio 1971, Borgorosso Molfetta 0-2, Ginosa Castellaneta Calcio 1962 2-2, Noicattaro Calcio United Sly 1-3, Norba Conversano Vigor Bitritto 0-2, Nuova Spinazzola Football Club Capurso 5-1, Real City Rinascita Rutilianese 2-0, Sporting Apricena Manfredonia Calcio 1932 1-2. Per una classifica che vede al primo posto in classifica lo United Sly a quota 62, Manfredonia Calcio 1932 58, Vigor Bitritto 54, Real City 41, Castellaneta Calcio 1962 39 punti, Ginosa 38, Borgorosso Molfetta 35, Nuova Spinazzola 34, Arset Labor Grottaglie 29, Canosa 27, Noicattaro Calcio 26, Donuva Calcio 1971 22, Rinascita Rutilianese 21, Norba Corvessano 20, Sporting Apricena 12, Football Club Capurso fanalino di coda a 0 punti, non avendo totalizzato alcuna vittoria né tantomeno pareggio in questo campionato, una comparsa del campionato regionale di promozione Girone A. Ecco, adesso passiamo chiaramente a parlare della gara Sporting Apricena Manfredonia Calcio 1932 che si è conclusa con una vittoria diciamo in trasferta per il Manfredonia Calcio per 2-1. Si è trattato in realtà di una vittoria sofferta che è arrivata diciamo nella seconda frazione di gioco grazie probabilmente anche al cambio che mister Pino Lopolito ha effettuato, ha fatto entrare in campo Mimmo La Boragine in sostituzione di Mastro Pasqua e la squadra ha cominciato a macinare giocate importanti e infatti il gol di Terrone, realizzato anche con la complicità di un errore da parte del portiere, è stato realizzato grazie ad un cross, diciamo ad un tiro cross proprio effettuato su un calcio di punizione da parte di Mimmo La Boragine, idem dicasi per la seconda rete realizzata da Basta a seguito dell'esecuzione di un calcio d'angolo da parte di Mimmo La Boragine che ha imbeccato di testa Basta Alessandro che si era collocato all'interno dell'area piccola della porta avversaria. Che dire, un primo tempo scialbo da parte del Manfredonia Calcio 1932, un Manfredonia molto inchiodato sulle gambe, giocate molto ma molto prevedibili, un Apricena che invece non ci ha messo assolutamente alle corde, però un Apricena che si è difeso molto ma molto bene sui tentativi del Manfredonia Calcio di chiaramente segnare all'Apricena ed un Apricena che partiva in velocità sulle ripartenze. Consideriamo che abbiamo affrontato un avversario dal punto di vista tecnico ovviamente tra virgolette debole, un avversario composto quasi esclusivamente da ragazzini, quasi tutti juniores, i ragazzi scesi in campo per lo Sporting Apricena che hanno disputato un'ottima gara al cospetto della Manfredonia Calcio 1932 che ricordiamo è squadra che milita al secondo posto in classifica, tantissimi i punti che distanziano
ovviamente le due squadre a 12 punti, lo Sporting a Pricena, a 58 punti il Manfredonia Calcio 1932. Quindi se consideriamo che vi era una differenza di 46 punti in classifica e che lo Sporting a Pricena ieri ci ha messo in difficoltà, beh, è tutto un dire. Questa squadra ha dei problemi certamente di concentrazione e problemi che speriamo possano essere risolti, diciamo, quanto prima nel proseguo di questo campionato, poiché se si affrontano le partite con questo impegno, diciamo, mentale, con questa defiance, tra virgolette, mentale, è chiaro che la squadra potrebbe andare in difficoltà, visto che ci attendono delle trasferte molto ma molto insidiose. Ecco, non è del mio avviso il mister del Manfredonia Calcio, Pino Lopolito. Sentiamoci l'intervista che mi è stata rilasciata al termine della gara. Allora, mister Pino Lopolito, è appena terminata la gara Sporting Apicena Manfredonia. Il Manfredonia batte lo Sporting Apicena 2-1. Ancora molte difficoltà, insomma, per arrivare alla vittoria finale. Diciamo, il gioco è ancora latitante, insomma. Non sono d'accordo per niente con te. Oggi ho visto una buona squadra, ha giocato bene. Risultato bugiardo, chiaramente ci gira tutto un pochettino male. Forse sulle pochissime occasioni, tra l'altro regalate da noi, abbiamo riaperto una gara, però oggi ho visto una squadra in crescita. Potevamo concretizzare meglio diverse occasioni sprecate, ne conto tante, quindi avanti così, siamo a 10 punti in 4 gare, bravi ragazzi. Ecco, ma il primo tempo però, mister, diciamo, è stato un primo tempo opaco da parte del Manfredonia, su questo almeno è d'accordo. Nel secondo tempo c'è stato un Manfredonia più propositivo, probabilmente grazie all'innesto di Mimmo La Boragine. No, anche il primo tempo abbiamo giocato solo noi, costantemente nella loro metà campo. Chiaramente la squadra avversaria si è chiusa molto bene. Quando si chiudono negli ultimi 30 metri è difficile trovare spazi. Ma mi ripeto, siamo stati bravi a non perderci, a non lasciarci andare, mantenere la calma, ed è venuta fuori di nuovo una buona giornata importante per noi. E su questo non ci sono dubbi. Ecco, mister, la cosa che le volevo far rilevare, i miei appunti ovviamente fanno riferimento ai dati statistici. Noi nel primo tempo non abbiamo fatto un tiro in porta, questa è la verità. È nel secondo tempo che il Manfredonia è stato più propositivo. Come lei fa a sostenere che, diciamo, nel primo tempo abbiamo fatto una ottima gara, insomma? Ma questo è come la vede lei. Io ricordo un primo tempo dove avevamo solo noi la palla, il pallino in mano, insomma, del gioco. Mi ripeto, quando trovi squadre così chiuse è chiaro che diventa un pochettino più difficile. Poi negli ultimi metri, quello sì, è vero, dobbiamo essere un po' più bravi nel mettere il nostro mestiere. Però oggi diciamo, la squadra la vedo in crescita, assolutamente. I problemi non sono questi, sono di altra natura, che purtroppo sto rilevando da quando siamo arrivati, e questo non lo trovi da un giorno all'altro, e qua sta a noi lavorare sopra assolutamente, cercare di fare qualcosa di diverso da quello che ho trovato. Giocavamo però contro la penultima in classifica, un manipolo di ragazzini contro una squadra, diciamo, blasonata, che è il Manfredonia Calcio 1932, insomma una squadra che ha preso anche 6 gol da Castellaneta. Si poteva fare un po' meglio, abbiamo rischiato sino alla fine. No, assolutamente non mi trovi d'accordo. Questa è una squadra che in casa, io ho visto una partita proprio contro Slai, il primo tempo erano 1-1, la Slai ha sofferto molto su questo campo, quindi ogni gara ha una storia a sé. Io so che questi ragazzi nelle ultime 4 gare hanno portato a casa 10 punti dopo un periodo buio, e questo bisogna dare atto che i ragazzi, insomma, stanno facendo qualcosa di molto bello. Mister, possiamo dire che l'ingresso in campo di Mimmo La Boragine nel secondo tempo ha svoltato un po' la partita? Il Manfredonia è diventato molto più propositivo. Ma non lo scopriamo oggi. Mimmo è un ragazzo importante per noi. Mimmo darà un grosso contributo a questa casa, come ha sempre fatto. Chiaramente col discorso degli under, dove dobbiamo per forza di cose collocarli, in quel ruolo sta facendo molto bene anche Mastropasqua, quindi non parlerei di singoli, è un pochettino da
da piccolini parlare dei singoli e confrontare un ragazzo con l'altro, bisogna aprire un po' di più la mente e parlare un po' più del Manfredonia, di collettivo e di ciò che deve essere il percorso nostro e non parlare di singoli. No, certamente no, però posso dire, diciamo, che con Mimmo Laboragini in campo c'è stata la svolta, diciamo, a livello di si è diventato più propositivi. Abbiamo un pochettino allungato, no? Sì, non lo scopriamo oggi. C'è stato il cambio perché Mastropasqua a un certo momento della gara... Ovviamente nessuno mette in dubbio le qualità tecniche di Mastropasqua, cioè l'ho preciso, questo è un dato di fatto. Sì, è venuto un po' meno con la gamba, abbiamo ritenuto, insomma... Mister, ultima domanda. Da quest'anno hanno introdotto, diciamo, dall'anno scorso, 5 sostituzioni. Come mai lei ne effettua soltanto 2 e non le utilizza, diciamo, le altre sostituzioni? Ma non è detto perché ce ne sono 5, cioè... Abbiamo l'obbligo di farle tutte e 5, cioè le sostituzioni si fanno con criterio per cercare di cambiare in meglio una cosa, non capisco anche questa domanda un pochettino, le sostituzioni si fanno in base a ciò che vediamo per migliorare una... Per migliorarla una cosa, non per peggiorarla, 3, 2, 3, dipende dal numero, ci sono sembrate il giusto per cercare di portare a casa i 3 punti. No, lo dicevo anche per stimolare quelli che si allenano durante la settimana, in più vi era qualche calciatore che, insomma, almeno dagli spatti sembrava essere a corto di benzina, quindi il motivo della domanda è questo. No, non si stimolano i giocatori con un cambio, anzi, con un cambio può essere anche deleterio, mettendo in difficoltà un ragazzo sul 2-1, su una gara, mi ripeto, stradominata da noi, dovevamo assolutamente chiuderla prima, e mettere un ragazzo magari sul 2-1 può essere controproducente, assolutamente. Ok, grazie mister. Un grazie a te. Abbiamo sentito l'intervista che mi è stata rilasciata a fine gara da Pino Lopolito, che ha dissentito sulle mie contestazioni, su ciò che io ho messo in rilievo, ossia che la squadra, diciamo, il gioco è ancora latitante per il Manfredonia Calcio 1932, quindi mister Lopolito è di diverso avviso, ha in effetti sostenuto che abbiamo disputato un'ottima gara, un Manfredonia in crescita, insomma mi sono preso degli appunti, i problemi di questo Manfredonia sono di altra natura, vorremmo capire di che natura siano, diciamo, questi problemi. È chiaro che il Manfredonia ha un problema di carattere psicologico, evidentemente la squadra non ha ancora smaltito evidentemente la delusione o probabilmente il cambio l'avvicendamento sulla panchina del mister, si è passati da mister Luigi Agnelli a mister Pino Lopolito, ma queste sono cose che nel calcio succedono e bisogna anche comprendere lo stato d'animo dei calciatori. Ma il problema, oltre all'aspetto mentale, è stata la mancanza di gioco. La squadra era lenta, prevedibile, quindi abbiamo sofferto tantissimo lo Sporting Apricena. Di diverso avviso è Pino Lopolito, che ha in effetti evidenziato che sul campo del Sporting Apricena ha sofferto anche lo Sly. In realtà, diciamo, è stata una partita diversa perché lo Sly ha vinto meritatamente, nessuno peraltro ha evidenziato sulla sostituzione di Laboragine, che mi sono permesso di evidenziare che in effetti la sostituzione di Laboragine ha dato manforte al centrocampo, ha incrementato i ritmi della squadra che erano molto lenti nel primo tempo, ma non ho assolutamente affermato che con Mimmo Laboragine la squadra non giocasse, assolutamente, tanto di cappello. Mastropasqua Armando è un calciatore certamente di categoria superiore, prestato alla promozione, però la cosa che ho voluto far rilevare è come mai Mimmo Laboragine non trovasse impiego già dal primo minuto e debba essere utilizzato nella ripresa, quanto si è visto che Mimmo Laboragine è un autentico faro della nostra squadra. Con questo non volevo assolutamente dire che Mastropasqua doveva accomodarsi in panchina. Altra cosa che il mister ha messo in evidenza in questa intervista: gara stradominata da noi. Su questo mi permetto di dissentire, non abbiamo stradominato assolutamente questa gara, atteso che nel primo tempo siamo stati molli, lenti e non abbiamo segnato statisticamente alcun tiro in porta importante, anzi al contrario è stato l'Apricena che ci ha messo in seria difficoltà. Io ero sugli spalti, ho visto la partita e non credo assolutamente di essermi inventato alcunché o di essere stato un visionario. Abbiamo giocato soltanto noi nel primo tempo, parole del mister Pino Lopolito, e anche su questo ovviamente mi consento di dissentire. Non abbiamo assolutamente giocato noi, ha giocato molto più l'Apricena rispetto a noi. Al termine della gara, diciamo, il risultato a mio avviso
avrebbe, più giusto avrebbe dovuto essere un pareggio. Abbiamo meritatamente siamo riusciti a vincere questa partita. Sarebbe stata veramente una beffa pareggiare anche sul campo della Picena, con 46 punti che ci distanziano in classifica contro un manipolo di ragazzini. Ciò che ho evidenziato credo che sia stato anche condiviso dal mister dell'Apricena, che ho sentito a fine gara. Quindi sentiamoci l'intervista che mi è stata rilasciata da mister Ferrara Vincenzo per lo Sporting Apricena. Siamo con Ferrara Vincenzo, il mister dello Sporting Apricena. Allora mister, il risultato è bugiardo, il Manfredonia batte lo Sporting Apricena per 2-1, ma alla fine diciamo è stata una partita molto equilibrata, il pareggio sarebbe stato più giusto? Sì, diciamo il pareggio, anche perché insomma alla fine, ma questo veramente ci capita un po' tutte le domeniche, forse è troppo facile arbitrare lo Sporting, una squadra di ragazzi di 2000, e quindi evidentemente l'arbitro si sente un po' più tranquillo nelle decisioni contro di noi. C'era un rigore nettissimo anche per noi sul 2-1 e nell'ultimo calcio d'angolo, e purtroppo non dato, visto e non dato, e questo insomma ci lascia un grosso dispiacere. Io comunque faccio i complimenti a Pino Lopolito, insomma è stata una partita dura, giocata comunque bene da noi, e niente, nelle occasioni ovviamente il Manfredonia ha fatto di più, una squadra molto più esperta, però abbiamo tenuto testa per quasi 90 minuti e insomma, alla fine insomma, il risultato poteva anche starci un pareggio. Ecco mister, lei lo ha precisato, un manipolo di ragazzini, insomma, di under contro giocatori chiaramente dal punto di vista tecnico indiscutibili, quelle del Manfredonia con grande esperienza. Come può accadere che poi dei ragazzini riescono in qualche modo a mettere in difficoltà una squadra così blasonata? Beh, un fatto di concentrazione, abbiamo comunque lavorato bene in settimana, diciamo così. E a volte la determinazione, la concentrazione, il fatto che comunque sono ragazzi, quindi si corre anche parecchio nel campo, e ha fatto sì che la partita sia stata equilibrata fino alla fine. Ovviamente l'inesperienza poi si paga. Grazie mister. Abbiamo sentito l'intervista che mi è stata rilasciata al termine della gara da mister Ferrara Vincenzo per lo Sporting Apricena, e che dire, insomma, dissente in qualche modo con la sua disamina da quanto diciamo mi è stato dichiarato da mister Pino Lopolito. I complimenti ovviamente a Pino Lopolito sono pervenuti ovviamente da parte del mister dello Sporting Apricena. Beh, però ha evidenziato in effetti Ferrara di aver giocato con un manipolo di ragazzini. L'intervista è molto ma molto eloquente, diciamo, non si presta a dubbi o a interpretazioni differenti. Ha giocato con un manipolo di ragazzini, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, questo è emerso da quanto dichiarato da mister Ferrara, e che all'ultimo minuto, a una manciata di secondi dalla fine, sarebbe stato negato un rigore allo Sporting Apricena eclatante, che probabilmente, se realizzato, avrebbe costretto il Manfredonia Calcio 1932 ad un pareggio. E questa è la partita che ieri il Manfredonia Calcio ha disputato sul campo della Picena. Noi siamo contentissimi ovviamente che il Manfredonia alla fine l'abbia spuntata, abbia vinto, perché qualcuno potrebbe pensare che noi remiamo contro il Manfredonia Calcio 1932. Così non è assolutamente. Oltre alla figura di giornalista, io sono anche un tifoso del Manfredonia Calcio 1932, però certamente fa specie assistere ad un incontro di calcio sul campo dello Sporting Apricena, che con il tutto rispetto per questa squadra era composta veramente da giocatori 2000-2002, tutti ragazzini, che hanno messo in seria difficoltà una squadra dai valori tecnici molto ma molto più importanti, qual è quella della Manfredonia Calcio 1932, che ha subito, e questa è una considerazione che non posso esimermi dal fare. Il Manfredonia ieri ha subito, specie nella prima fazione di gioco, lo Sporting Apricena. È stata una gara dove è vero che lo Sporting Apricena ha pensato a difendersi contro il Manfredonia Calcio, ma non poteva fare diversamente, ma nei momenti giusti ha anche saputo attaccare la profondità e siamo andati anche in difficoltà, prova è anche le ammonizioni che abbiamo subito nel corso di questa partita. Ora chiaramente bisogna voltare pagina,
Mister Pino Lopolito dovrà preoccuparsi di migliorare l'aspetto psicologico di questa squadra e soprattutto di evidenziare un calcio brillante, diciamo prima Madonia Calcio 1932, così come avveniva durante l'era di Luigi Agnelli, perché è un dato di fatto incontrovertibile che durante l'era Luigi Agnelli, a parte le partite ultime disputate da questa squadra dove c'è stato un calo sia fisico che mentale, il Banfotonese si è sempre espresso in ottimi livelli, ad ottimi livelli, macinando gioco e soprattutto tante reti. È un fatto innegabile, incontrovertibile, che il Manfredonia abbia sofferto, diciamo, nelle ultime partite disputate sia fuori casa che in casa, nonostante ci siano state praticamente 4 vittorie, ci sono state praticamente 10 punti in 4 partite, quindi 10 punti su 12. Noi siamo contenti di questo, però è arrivato anche il momento che il Manfredonia si esprima praticando un bel gioco. È essenziale, perché ci aspettano delle partite difficili e dobbiamo vincere ma anche convincere, perché altrimenti quando eventualmente affronteremo l'eventuale finale di playoff, se riusciremo a conservare la seconda posizione in classifica e ove mai dovessimo affrontare il Vigor Bitito, che peraltro sta vincendo sistematicamente, potremmo andare incontro a dei seri problemi. Però adesso vi è tempo ancora, e quindi noi speriamo che il Manfredonia possa essere ancora rigenerato e quindi possa tornare ai suoi vecchi livelli, diciamo, e quindi possa esprimere un gioco brillante. Adesso passiamo chiaramente al settore giovanile. Come al solito io do lettura dei risultati del settore giovanile. La Juniores ha pareggiato sabato per 3-3 contro l'Alto Tavoliere San Severo ed è a quota 39 punti in classifica e si è classificato ovviamente per le fasi finali del campionato regionale Juniores. Per quanto riguarda gli allievi, il Manfredonia Calcio 1932, allievi provinciali, ha battuto l'89 per 3-1, l'Accademia Manfredonia ha battuto l'Accademia Monte Sant'Angelo per 1-0. Per quanto riguarda i giovanissimi regionali, il Manfredonia Calcio 1932, Eagles San Severo 10-0, mentre la Gioventù Calcio Foggia è stata battuta in trasferta dall'Accademia Manfredonia, sempre giovanissimi regionali, per 1-2. Quindi una giornata davvero positiva per il settore giovanile del Manfredonia Calcio, a dimostrazione che i tecnici sono preparati, riescono ad ottenere risultati importanti per il settore giovanile e soprattutto a creare gli eventuali calciatori del futuro, vera linfa vitale per la prima squadra e quindi sia l'Accademia che il Manfredonia Calcio 1932. Ci complimentiamo con i dirigenti, che coloro che si occupano del settore giovanile e quindi creano i futuri campioni per la nostra città, ma anche quei campioni che potrebbero approdare nelle categorie professionistiche e perché no anche in Serie A, come è accaduto per il nostro Giuseppe Di Bari. Continuiamo a parlare di calcio al momento della Serie D. Positivi i risultati delle squadre di capitanata. Mi riferisco ovviamente al Foggia Calcio 1920, che ha battuto a porte chiuse il Brindisi con una sola rete di scarto. 1-0 si è conclusa la partita con rete del suo capitano Gentile. Quindi un Foggia che recupera dei punti al Bitonto, sconfitto invece dal Cerignola in trasferta. Quindi grande prestazione dell'audace Cerignola, che sconfigge la prima della classe, il Bitonto, per una rete a zero con rete di Rodriguez e quindi un Foggia Calcio che rosicchia dei punti al Bitonto e si porta a 51 punti in classifica, mentre il Bitonto è a 53 punti in classifica, 46 invece il Cerignola, quindi a 7 punti dal Bitonto. Un campionato che si riapre con questi due risultati, quello del Foggia Calcio che ha battuto il Brindisi e l'audace Cerignola che ha battuto il Bitonto. Se solo consideriamo che il Foggia dovrà affrontare in casa, in una partita che a questo punto diventerà decisiva per le sorti del campionato, il Bitonto. Il Foggia affronterà il Bitonto in casa e diciamo, sperando che possa batterlo, in questo caso piomberebbe nella prima posizione di classifica, anche se mancano diverse partite al termine del campionato e quindi il campionato resta ancora riaperto. Chapeau alle nostre squadre di capitanata. È il momento della Sim Manfredonia Calcio a 5, 3 risultati utili consecutivi dopo aver abbattuto il CUS Molise in trasferta. C'è stata sabato l'ennesima vittoria contro il Futsal Polistena, la miglior difesa del campionato, perforata dai calciatori della Sim Manfredonia Calcio a 5. Un risultato tennistico, 6 reti
a 1, quindi ben 6 reti rifilati dai calciatori di mister Massimiliano Monsignori. Chapeau a questa formazione. Un primo tempo abbastanza equilibrato, con più occasioni da parte della SIM, si va negli spogliatoi 0-0, poi si torna in campo nella seconda frazione di gioco e viene fuori la SIM Manfredonia a calcio a 5 con ben 6 reti, va in rete anche il portiere Lupinella, diciamo, quando la Futsal Polistena si era schierata con il portiere di movimento, come suo solito è riuscito a segnare una rete, quindi con un tiro chirurgico, ma due reti sono state segnate da Agustin Crocco, questo difensore centrale fortissimo che è giunto a dicembre nella SIM Manfredonia calcio a 5, due reti dal sipontino Saverio Latorre, poi Ganzetti, diciamo, ha segnato una bellissima rete. È stata partita al secondo tempo, la SIM che macina gioco ma anche risultati, è giusto ovviamente evidenziarli, quindi a questo punto la SIM può sognare, l'obiettivo resta sempre la salvezza, ma chiaramente è lecito poter sognare. Abbiamo una insidiosa trasferta sabato prossimo contro il Real Cefalù. Intanto guardiamoci gli highlights che sono stati realizzati dal Puglia 5. Puglia 5 vi dà il benvenuto alla 19ª giornata di campionato dal Palas Caloria di Manfredonia, ad affrontarsi la SIM Manfredonia al calcio a 5 e il Futsal Polistena. Aguilera che tende di servire a memoria Ganzetti, bella palla Ganzetti! Serve Juninho per Freddy Santos che va via sulla croce di sinistra, Freddy Santos alla conclusione che termina fuori, pericolo per il Manfredonia con la conclusione di Freddy Santos. Poi palla che viene nuovamente giocata da Budabusi che riparte, Budabusi che serve la torre, la conclusione, preda di Martino, Budabusi riesce a fare preda la sua la palla, ancora Budabusi che perde palla, attenzione, Freddy contro Lupinella, conclusione e la gran parata di Mirko Lupinella. Lupinella con il destro per Martinez che per poco non sorprende Martino, anzi Martinez scambia con Crocco. Poi la conclusione dello stesso Martinez che termina fuori e Martinez sicuramente adesso l'uomo più pericoloso per il Manfredonia. Juninho, palla per Budabusi, Budabusi che rientra, Budabusi! La parata, la torre, Budabusi che serve benissimo la torre, conclusione che termina fuori. Probabilmente per i Manfredoni in questa prima frazione, Budabusi che prova a girarsi, la palla! Che viene recuperata dalla torre, ma c'è la grande respinta di Martino. Creaco che fa il movimento, trova Juninho che prova la conclusione. Palla fuori, non di molto. Gacco per Ramiro Martinez che prova a girarsi. La deviazione di Dentini, poi Martinez, la respinta, Crocco! Il vantaggio del Manfredonia con Pablo Crocco. 1-0 per il Manfredonia. Che sbaglia tutto, calcio d'angolo per il Manfredonia. Budabusi prova a battere subito per Aguilera, che non trova la porta, chance per Dani Aguilera Puerto, Freddy, Juninho, ancora Freddy Santos, Freddy perde palla, poi la torre, ha raddoppiato il Manfredonia, con Saverio la torre, regalo di Freddy, ne approfitta la torre, che fa il 2-0, Gaku c'è solo Martinez, Martinez, la parata di Martino con il piede, è andato vicinissimo al 3-0 il Manfredonia. Suo punto di battuta. Gaku per Crocco! Ha fatto 3-0! Pablo Crocco, tutto solo! Il Manfredonia allunga! Che serve il suggerimento per Bruno, poi Lupinella spazio, Lupinella, il tiro e segna! Mirko Lupinella, il 4-0 del Manfredonia, è festa a Palas Caloria. Gallinica per Juninho che ha spazio, ancora Juninho che mette in mezzo e segna. Lucas Juninho dal nulla, arriva il gol del Polistena. Ancora per Freddy Santos, Freddy per Dentini, poi Ganzetti a spazio, Ganzetti calcia e segna Andrea Ganzetti, il 5-1 del Manfredonia che chiude la partita. Freddy
Santos che rientra, calcia e trova la respinta di Lupinella. Gaku, va via Gaku, Gaku ha spazio, Gaku per la torre che fa 6-1, è un trionfo per il Manfredonia con Saverio la torre. Freddy per Juninho e finisce qui il Manfredonia, supera 6-1 il Polissena. Beh, abbiamo guardato gli highlights a cura di Puglia 5, eloquenti sono le immagini. Beh, al secondo tempo una Sim Manfredonia calcio 5 devastante, dinanzi a un pubblico incredibile, tutti gli spalti della Pala Scaloria erano chiaramente gremiti, pieni, hanno sostenuto la squadra, una bellissima coreografia a dimostrazione del fatto che se una società investe bene crea anche l'entusiasmo da parte dei tifosi. Questa prima stagione in Serie 2 la Sim sta figurando benissimo e speriamo che il proseguo sia altrettanto bello, così come è avvenuto sino ad oggi. Uno dei protagonisti di questa partita, autore peraltro di due reti, è Agustin Crocco, che ho intervistato a fine partita con il suo italiano spagnoleggiante. Sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata. Allora, Agustin Crocco, la Sim Manfredonia calcio a 5 ti ha chiaramente tesserato qui per dare manforte alla difesa, ma sei diventato un autentico goleador. Oggi due gol in questa partita contro il Futsal Polissena, che era tra le migliori difese del campionato, la migliore difesa del campionato, eppure sei riuscito a segnare due gol. Sì, sappiamo che era una partita difficile, ma noi in casa siamo forti e abbiamo lavorato tantissimo per vincere. Ecco, un primo tempo piuttosto equilibrato, qualcosa ai punti avrebbe vinto la Sim Manfredonia calcio a 5. Nel secondo tempo siete entrati in campo con un piglio diverso, maggiore aggressività, avete letteralmente messo alle corde il Futsal Polissena, una vittoria ampiamente meritata, quella della Sim, 6-1 addirittura. Sì, prima abbiamo andato allo spogliatoio con un pareggio, ma noi stavamo tranquilli, che stavamo giocando bene e che fino alla fine la vinciamo. Ecco Agustin, con te in campo, ma anche con Ramirez, la squadra ha cambiato davvero volto. Tre risultati utili consecutivi, tre vittorie, e domenica ci aspetta una insidiosa trasferta contro il Real Cefalù. Dove può arrivare questa Sim Manfredonia calcio a 5? No, dobbiamo giocare tutta la partita e dopo queste due o tre partite che affrontiamo dobbiamo vedere para che siamo, se per il playoff o per se la salvezza prima. Ecco, grazie mille. No, grazie a te. È bellissimo percepire l'entusiasmo di Agustin Crocco nell'intervista che mi è stata rilasciata in mezzo italiano, mezzo spagnolo. Si vede che questi calcettisti hanno davvero nel sangue il gioco del calcio a 5, sono degli autentici professionisti, così come lo sono ovviamente anche i nostri italiani, i nostri sipontini. Infatti mister Massimiliano Monsignori fa girare tutti quanti, e quindi a dimostrazione del fatto che ha creato un gruppo molto ma molto coeso. Deve continuare in questo modo la Sim Manfredonia calcio a 5, può ancora riservarsi delle grandi soddisfazioni in questa sua prima stagione in Serie A2 nazionale. Speriamo che possa tornare con una vittoria anche nella insidiosa trasferta contro il Real Cefalù di sabato prossimo. È il momento di parlare del basket, ancora una vittoria in trasferta per la SSD Angel Basket per 72-63 contro il Francavilla Basket. In panchina vi era sempre Fabio Carbone, quindi dopo le dimissioni di coach da Florio sono giunte due vittorie per la SSD Angel Basket che lasciano ben sperare sul fatto che questa squadra possa quanto prima tirarsi fuori dalle sabbie mobili ed evitare eventualmente anche di disputare i play-out. Sarebbe alla portata di questa squadra questo risultato. La partita che verrà giocata in casa contro il Monteroni domenica prossima sarà rinviata, in quanto che un giocatore della SSD, Kingsley, è impegnato nuovamente con la propria nazionale, quindi verrà rinviata a marzo. Siamo al momento del volley, quindi due risultati per il volley. La squadra maschile ha perso per 3-7-1 contro Bomboniere Terlizzi Volley, mentre la squadra, ed è ancora a tre punti di distanza dalla prima in classifica in un campionato di Serie D, un campionato difficile al quale si affaccia per la prima volta la squadra di Manfredonia maschile,
mentre la Webin femminile Manfredonia ha battuto il Real Sport Ortanova per 3-7-1. Ecco, io ho terminato la mia trasmissione Il Punto, vi ringrazio per aver assistito a questa diretta Facebook e a questa mia trasmissione. Non mi resta ovviamente che ringraziarvi e per darvi appuntamento alla prossima puntata del Punto, sempre lunedì prossimo alle ore 17. Ciao a tutti!